Goldbet, scommesse da campioni. In via Sgroppillo, via Leucatie, via Madonna della Via. Star System, per la vostra sicurezza, a Mister Bianco. Vigilia di Bologna-Catania, Torre del Grifo. Rolando Maran ha parlato qui in conferenza stampa. Subito dopo le partite contro Napoli e Atalanta arriva questa trasferta a Bologna, e allora andiamo ad ascoltare le parole del mister che presenta la sfida. Una squadra che gioca molto, una squadra che proprio per il modo di stare in campo cerca sempre di giocare. È una squadra che comunque cerca di fare la partita, cerca di mettersi nelle condizioni, una squadra molto organizzata. Pioli è un buon allenatore, un allenatore che stimo molto, per cui è una squadra che ha pochissimi punti deboli. Aspetta una partita molto difficile contro una squadra che comunque cerca di giocare a calcio. E per quanto riguarda quando parlavo prima di punti deboli, non credo che sia una squadra con punti deboli. Ovvio che poi ci sono dei momenti in cui magari, ma questo non parlo del Bologna, parlo in generale. Le cose possono funzionare bene o meno bene in certi reparti, però io non è che ho visto punti, ho visto una buona partita da parte del Bologna a Siena. È ovvio che un giocatore come Diamanti è un valore aggiunto per il Bologna, per cui credo che insomma, sappiamo quello che può dare, però noi dobbiamo andare forti di quello che siamo e di quello che riusciamo a mettere in campo, senza guardare tanto ai nomi degli avversari, perché comunque poi bisogna andare in campo e fare la prestazione contro chiunque. Se giocatori come Girardino, Di Vaio sono riusciti a fare tanti anni in serie tanti gol, vuol dire che hanno delle qualità, per cui il meglio e il peggio non esiste. Ci sono caratteristiche più o meno uguali, più o meno differenti. Credo che questo non si possa dire meglio o peggio. Siamo soliti rispondere, almeno nel mio caso, che abbiamo una tradizione favorevole, ma la tradizione non conta, anche la tradizione sfavorevole non conta. Bisogna invece andare oltre e cercare di mettere in campo prestazione, basta, senza pensare alle cifre, ai numeri, che qualche volta azzeccano, tante volte sbagliano. Rolando Maran ha parlato anche della formazione, non ha svelato gli 11 che giocheranno a Bologna, ma ha fatto capire che potrebbe esserci qualche cambiamento. Alvarez ritorna in campo, ma non sappiamo se sarà titolare dal primo minuto, perché Bellucci finora ha fatto molto bene. Le Grottaglie Spolli, coppia centrale, non dovrebbe essere toccata, così come Marchese. Probabile qualche cambiamento invece a centrocampo, dove Viaggianti, ma anche Castro, potrebbero insidiare i titolari, mentre davanti Barrientos, Bergessio e Gomez saranno come al solito al loro posto. Per Catanista Sport e Media, Daniele Di Frangio.